pomeriggio a tutti. No, in queste settimane ho ascoltato tantissime volte Irene Galletti, che mi ha chiamato, mi ha presentato davvero dei tanti report sui problemi delle infrastrutture che vive la Toscana, che ha la Toscana. Io vengo dalla Sicilia, noi abbiamo tanti problemi perché ci mancano tante strade, tante ferrovie. Noi abbiamo alcune province che sono a chilometro zero, non per le eccellenze dei loro prodotti della terra, ma perché proprio non c'è neanche un metro di strada o neanche un metro di ferrovie. Allora qui lei mi ha portato un corposo report e mi ha detto: guarda che dobbiamo rilanciare l'aeroporto di Pisa, dobbiamo puntarci molto di più, guarda che ho tre proposte per la A11, voglio ridurre il pedaggio per i mezzi pesanti perché voglio evitare che congestionino le vie parallele, voglio cominciare ad allargare le sedi stradali, insomma tutta una serie di lavori che sono importanti e che dovrebbero rendere migliore la viabilità, ma soprattutto anche l'esistenza e il dei cittadini sul territorio e anche l'utilizzo di tutte quelle infrastrutture che ci sono. Ma per fare questo, e qui richiamo un po' della mia esperienza personale, io mi sono candidato due volte alla presidenza della regione. Sapete perché è importante che cominciate a ragionare su quello che può fare un presidente di regione, un'amministrazione regionale? Guardate che chi deve andare a guidare la regione deciderà come verranno spesi i soldi per le infrastrutture di questo territorio. Il governo mette a disposizione gli strumenti economici alle regioni, ma poi sono le regioni che decidono quello che si deve realizzare. E allora, quando voi andate a votare e guardate l'operato del governo nazionale, poi noi ben poco possiamo fare se quei denari che arrivano vengono gestiti da qualcuno che non ha cuore il bene dei cittadini. E allora sprecano su infrastrutture, sprecano su sanità, sprecano su tutto quello che poi alla fine cascata influisce negativamente sulla qualità della vostra vita. Allora pensateci il 20 e il 21 di settembre a chi dovete dare il vostro voto e soprattutto a chi dovete delegare. Noi siamo il governo nazionale che in questo momento ha messo da parte il momento e i movimenti elettorali perché ha voluto mettere al centro il benessere dei cittadini e lo stiamo facendo costantemente ogni giorno. Però su questa cosa dovete fare il paio poi con l'amministrazione regionale, perché altrimenti creerete uno scollamento, creerete quella situazione per la quale il denaro che arriverà da Roma poi qui alla fine no, verrà vanificato nella sua spesa. Questa cosa non ce la possiamo permettere. Il 20 e il 21 qualcuno dice: beh, se il centrodestra vince in tante regioni, se il centrodestra fa il 7-0 come adesso loro stanno propinando, il governo potrebbe avere un problema, potrebbero cambiare tante cose. Io vi dico solo una cosa, che il 20 e il 21 cambia in maniera epocale il fatto che tagliamo 345 parlamentari, questo quanto, questo è serio, e non per il fatto che andiamo a risparmiare dei denari. Qualcuno dirà: beh, ma sono 300.000 euro al giorno, sono 100 milioni di euro l'anno, sono ben poca cosa rispetto agli sprechi. Beh, tanto cominciamo a risparmiare da lì. Allora in queste settimane mi sono stupito a vedere questa gente che ignobilmente è andata in TV a dire: ma non è quello lì lo spreco, gli sprechi sono gli stipendi dei parlamentari, cominciamo a tagliare quelli lì. Porca miseria, è 10 anni che ci tagliamo lo stipendio, è 10 anni che cominciamo a farlo e non l'avete mai voluto fare. E allora quando diciamo di tagliare i parlamentari, adesso voi partite con la questione che dobbiamo andare a tagliare gli stipendi. E cosa dovremmo fare? Dovremmo perdere tempo a decidere qual è il taglio degli stipendi giusto? Perché arriverò io e dirò: facciamo 2.000 euro, poi arriva Luigi, magari facciamo 2.500, poi arriva quell'altro e l'altro partito, non 3.000, 4.000, 5.000. Allora vi dico una cosa, il 20 e il 21 tagliamo i parlamentari e poi io la lancio una proposta, dico: e gli stipendi dei politici li agganciamo al reddito medio anno lordo delle persone, così se volete guadagnare di più fate stare meglio il popolo. Io non accetto più la provocazione di questa gente, non dovete accettarla neanche voi. Il 20 e il 21, il voto al referendum dovrà essere un urlo di liberazione innanzitutto, ma soprattutto dovrà essere una cartolina a queste persone dove gli dite che siamo stanchi di accettare le loro continue prese in giro. Io sono stanco di sentire che queste persone continuano ad andare in televisione e dopo 20 anni che hanno detto che volevano tagliare i costi della politica e non l'hanno mai fatto, quando adesso sul piatto c'è finalmente la soluzione, dicono: però forse cominciare da un'altra parte. E non cominci mai così, e rimandi sempre, e nel momento in cui ci giriamo dall'altra parte
loro cominceranno, se potranno, ad alzarsi di nuovo gli stipendi, ad aumentare di nuovo il numero dei parlamentari, ad aumentare il numero, quella grandissima pletora di politici che ci sono in giro. Oggi loro dicono 945 parlamentari, vero, perché i padri costituenti l'avevano pensato in questo modo, solo che mancavano 1000 consiglieri regionali, solo che mancavano tutti quegli altri politici che ci sono infilati nei consigli comunali, nei consigli circoscrizionali, nei consigli di quartiere, tutta questa situazione qui. Allora basta prese in giro, io il 20 e il 21 ho le idee molto chiare, vado a votare sì, sto invitando tutta la gente che incontro e che conosco ad andare a votare sì e soprattutto a mandare a questo paese un segnale definitivo, è finita, è cambiato il vento e noi ci stiamo riprendendo tanta sovranità e vogliamo ripartire da questo, a rimettere le cose a posto. La spesa e il risparmio saranno pochi, ben quei pochi denari li metteremo a disposizione dei tantissimi giovani che invece di andarsene via dall'Italia perché non trovano lavoro, con quei 100 milioni di euro l'anno qualche posto di lavoro, insieme a tutti gli altri soldi che in questi anni abbiamo risparmiato, e sono miliardi di euro, li mettiamo in piedi e facciamo rimanere i nostri giovani qui. Perché la più grande menzogna che ci hanno raccontato, e chiudo e passo la parola a Paola, è che quando avevo 20 anni mi dicevano che i giovani erano il futuro di questo paese. Poi ho fatto 30 anni e mi hanno detto che i giovani erano il futuro di questo paese. Oggi ne ho 45 e quel futuro non è mai arrivato, ma io non sono neanche più giovane. E allora i giovani non sono il futuro di questo paese, i giovani sono il presente di questo paese. E dobbiamo dare gli strumenti affinché si possano finalmente realizzare. Questo è quello che dobbiamo fare. Ricette semplici, ricette di buonsenso e soprattutto chiare. Meno 345 parlamentari perché non abbiamo di bisogno e rilanciamo soprattutto invece su investimenti, di recovery fund, di soldi, di possibilità per i territori, ve ne hanno parlato in queste settimane, noi stiamo andando dritti come i treni, arriveranno 209 miliardi, ve ne ricordate quando ce ne avevano promessi 172 che i gufi dell'Italia, Salvini, la Meloni, con i loro amici all'estero, ve li ricordate gli olandesi con i cartelli? Non un centesimo agli italiani, sono i loro alleati in Europa, che lo dicevano, non un centesimo agli italiani, erano loro che lo dicevano. E Gupava che dicevano andrà male, non gli daranno niente, torneranno con un piatto di lenticchie, con una manciata di pasta torneranno. E invece Conte, con il buon lavoro dei nostri ministri che hanno preparato i tavoli, Conte è arrivato e ha finalizzato. Io me la sono immaginata sta scena, che non so com'è andata, ma me la sono immaginata conoscendo il Presidente che li abbia presi davvero per sfinimento. Gli ha parlato talmente tanto che quelli gli avevano detto basta, porco. Va bene, va bene. Avranno fatto così. Un po' di ironia, ed è tornato a casa, ed è tornato a casa in Italia rinunciando agli italiani, che lui e questo governo hanno raggiunto risultati incredibili, perché abbiamo portato invece che 172 miliardi 209 miliardi per affrontare questioni molto importanti. Ora noi dovremo spenderli bene, questa è la grande sfida, ci stiamo preparando con uno studio che veramente sta prendendo tutto il governo, lo sta facendo lavorare mattina, sera e anche la notte, e stiamo cercando di mettere in piedi un programma che finalmente faccia della spesa di questi soldi il rilancio del nostro paese. Fate bene, non è importante spendere questi soldi, io posso darti 100 euro a te. E se tu questi 100 euro però compri una bicicletta per andare a consegnare del cibo, tu quei 100 euro li fai diventare 1000 euro nel giro di un mese perché ti sei creato un'opportunità, ma potrei darti quegli stessi 100 euro e potrebbero andare a finire a pizza e birra in una serata con gli amici e non avrebbero prodotto assolutamente nulla. Non significa niente quando qualcuno viene a raccontare noi abbiamo speso tutti i soldi europei, se non hai prodotto nulla e lasciato nulla sul territorio vuol dire che li hai spesi male, non sei stato in grado di farli diventare, di farli fruttare e di farli diventare economia e posto di lavoro. Noi invece vogliamo fare questo e infatti vogliamo destinare tantissimo alle infrastrutture digitali, tantissimo al rilancio delle infrastrutture, strade, ferrovie che sono fondamentali perché devono portare il nostro paese finalmente nel terzo millennio a ridurre il gap che c'è fra il nord e il sud di questo paese, ma soprattutto a ridurre il gap che c'è fra il nostro paese e i paesi del nord Europa, perché sarà questa la grande sfida. E allora, siccome nel programma di Irene, e Irene ne è una bandiera fierissima, c'è molto di Green New Deal, c'è molto di transizione energetica, c'è molto di verde, c'è molto di ecosostenibilità. Allora queste cose sono le parole. 20 anni fa parlavamo di smart working, 10 anni fa abbiamo cominciato a parlare di treni a idrogeno. Oggi ne parlano tutti come se fosse la normalità, come se fosse una cosa ovvia, ma quando lo dicevamo, io me lo ricordo, ci prendevano tutti in giro, dicevano ma queste sono cappellate, queste sono roba per sognatori, oggi sono diventate invece la realtà.
E allora sta gente, mandiamogli un messaggio al 20 e 21, che ci siamo stancati di gran parte di loro e che soprattutto non vogliamo più scendere a compromessi, quindi meno parlamentari, più qualità e soprattutto più rispetto del denaro che arriverà, perché lo dovremo spendere bene. E questo governo saprà ascoltare, come ha già fatto con gli stati generali, tutte le imprese e le parti di categoria, ma soprattutto vorrà ascoltare i territori. E io spero che ad essere, ad ascoltare questo territorio, a poter parlare e annunciare quelli che sono le necessità, ci sia una persona come Irene Galletti, che conosce profondamente questa terra. Grazie a tutti. Buonasera.